Grazie Presidente, eccomi. Brevemente, questa mozione si riferisce a una volontà di stanziamento di alcuni fondi. Come sappiamo, nel periodo di emergenza Covid abbiamo avuto appunto la necessità di porre in smart working i dipendenti, comunque i lavoratori di Roma Capitale, e in questo caso parliamo dei dipendenti dell'Assemblea Capitolina. E lo smart working è stato un passo, diciamo, obbligato in questa fase e che comunque deve darci un monito perché è un grande passo verso il futuro per il lavoro, per una nuova concezione di lavoro anche presso il proprio domicilio, perché sappiamo che ha facilitato anche un po', no? A parte il menage familiare che comunque rimane difficile da gestire da casa insieme al lavoro, però comunque ha costituito un cospicuo risparmio anche a livello di fatica, di tempo, di spostamento e di tante altre cose. Ringrazio per questa mozione anche l'ufficio di presidenza dell'Assemblea Capitolina perché il 5 maggio si è espresso positivamente sulla possibilità di destinare parte dei fondi che sarebbero stati destinati per il lavoro, diciamo per il salario dei dipendenti dell'Assemblea Capitolina e che invece sono stati risparmiati proprio perché posti smart working, quindi sappiamo che una parte di quegli emolumenti non potevano essere dati ai dipendenti proprio perché posti smart working secondo le norme e quindi abbiamo avuto un risparmio di spesa fondamentalmente in Assemblea Capitolina. Questi risparmi noi vogliamo destinarli per una causa che non è soltanto una causa relativa agli uffici dell'Assemblea Capitolina, come potrebbe sembrare, lo è, però il punto importante per i cittadini è che la mozione che andiamo ad approvare raggiunge un obiettivo che è tra quelli dell'amministrazione, credo presente, futura, anche passate volendo, però cerchiamo di farlo noi oggi ed è quello di trasferire gli uffici dell'Assemblea Capitolina, o meglio dei gruppi, da un immobile che è quello di Via del Tritone, che costa circa 1,5 milioni l'anno, perché non è di proprietà di Roma Capitale, invece in un immobile che è di Roma Capitale e quindi a costo zero. Quindi è questo il vero, diciamo, il vero obiettivo di questo spostamento, oltre comunque a facilitare la vita dei consiglieri, sia presenti che futuri ovviamente. Questa mozione infatti chiede di stanziare quei risparmi di spesa dei dipendenti dell'Assemblea Capitolina che sono stati accumulati in questi mesi di Covid e di destinarli per tutte le spese occorrenti a questo trasferimento che, ripeto, non è soltanto una facilitazione del lavoro dei consiglieri presenti e futuri, lo sottolineo, ma va a raggiungere un obiettivo importante che è quello di arrivare ad un costo zero per quanto riguarda la sede dei gruppi capitolini. Grazie Presidente.